C'era una volta un albero di noci, tutto pieno di pere mature. Chiglio senza cosse ci saglieva. A 20 km dalla città di Aprilia si trova Nettuno, che venendo da sud, sulla via Pontina, è il primo comune della provincia di Roma. Nel novembre del 2005 il comune di Nettuno viene sciolto per infiltrazioni mafiose. Il decreto di scioglimento evidenzia la presenza sul territorio di un'organizzazione criminale collegata direttamente con la cosca Gallace Novella, l'Andrangheta di Guardavalle. La commissione d'accesso che porterà allo scioglimento del comune parla di un fattore di inquinamento dell'intera azione amministrativa che va dalla riscossione dei tributi alla gestione della nettezza urbana, dal ruolo della polizia municipale agli interventi sull'urbanistica. Il decreto fa riferimento ad operazioni di polizia che tra il 2004 e il 2005 hanno portato all'arresto di 15 persone. A rimanere coinvolti nell'inchiesta, due politici del comune di Nettuno e un imprenditore locale che aveva già scontato una pena per traffico internazionale di cocaina. È intorno a quest'ultima figura che si mescolano attività illecite e apparentemente lecite, corruzione di funzionari pubblici e rapporti con la politica. Un giorno passa il principe barone, a tutti lui promette la ricchezza, finito il tempo ormai delle stranezze, con questa vita fatta alla diversa. Oggi dobbiamo tutti guadagnare 100 barili di perle preziose, le regole bisogna trasformare, cambiare il mondo vecchio da buttare. E tutto questo mondo la diversa. A Roma tutto nasce con i cravattari. L'usura è l'attività prediletta da quelle famiglie che hanno ambizioni mafiose. È lo strozzinaggio la prima attività dei ragazzi della banda, la banda della Magliana. Pippo Calò di Cosa Nostra in quei ragazzi ci crede, capisce che loro insieme costituiscono una criminalità di spessore. Ecco perché arrivano i soldi di Cosa Nostra, soldi da riciclare. Si fanno posto nella capitale le famiglie mafiose di Cosa Nostra e dell'Andrangheta, fiutano affari d'oro e immancabilmente li portano a termine, investendo la loro enorme liquidità nel cemento, negli appalti, nel settore della ristorazione. Ciò grazie ad imprenditori dalla faccia presentabile e a politici ben disposti a favorire l'ingresso di personaggi legati alle mafie. Ecco delineato ancora una volta il quadro della quinta mafia. La storia della banda della Magliana si intreccia con storie raccapriccianti del bel paese, dalle stragi di Stato all'omicidio Moro, dai servizi segreti deviati al rapimento di Manuela Orlandi. Di sicuro è indiscutibile il rapporto stretto tra i vertici della banda e pezzi di poteri forti ed occulti. Ciò risulta evidente ricordando che Renatino De Pedis, uno dei capi storici dell'organizzazione, è sepolto nel cuore di Roma nella chiesa di Sant'Apollinare. Più di qualcuno sostiene che la vicenda della banda della Magliana si sia conclusa. Eppure gli omicidi di alcuni degli esponenti di spicco della banda, tra i quali quelli di Umbertino Morzilli ed Emidio Solomone, avvenuti nel biennio 2008-2009, sembrano dimostrare il contrario. E non solo. A settembre 2010 l'operazione antiusura e antiriciclaggio della squadra mobile di Roma, denominata Il Gioco è Fatto, ha consentito l'arresto di 11 persone e ha permesso di indagare noti esponenti della criminalità organizzata romana, campana ed insospettabili professionisti. La banda della Magliana non è morta, ha subito un processo di trasformazione che l'ha inglobata in un'enorme holding criminale, la quinta mafia. A luglio 2009 viene sequestrato dalla Guardia di Finanza il Caffè de Paris, su mandato delle procure di Reggio Calabria e Roma. Il Caffè de Paris, locale simbolo della dolce vita e famoso nel mondo, era stato acquistato, stando all'inchiesta della magistratura, da prestanomi del clan andranghetista degli Alvaro per oltre 6 milioni di euro. Nella relazione del GICO della Guardia di Finanza si legge: sono ormai consolidate sul territorio romano alcune presenze che costituiscono il terminale delle attività economico-finanziarie delle 'ndrine della Locride e della Piana di Gioia Tauro, che guardano sempre con più attenzione alla capitale, ai suoi interessi economici, riciclando fiumi di denaro di provenienza illecita in acquisto di ristoranti, pizzerie e caffè all'interno del centro storico di Roma. Roma è teatro di indiscutibili vittorie della società responsabile,
Uno degli esempi più eclatanti è la casa del jazz, un bene confiscato al cassiere della banda della Magliana, Enrico Nicoletti. Si tratta di una proprietà enorme restituita alla collettività. Le mafie restituiscono il mal tolto. Prima di combattere la mafia, devi farti un autoesame di coscienza. E poi, dopo aver sconfitto la mafia che è dentro di te, puoi combattere quella che c'è nel giro dei tuoi amici. Ma io mi auguro che i testimoni di giustizia ce ne siano sempre di meno in questo paese. E voi avete capito perché. Guai se non si comprende questo. Perché il problema è che tutti dobbiamo essere testimoni di giustizia. Perché tutti siamo spettatori tutti i giorni di democrazia che viene calpestata, di ingiustizie, di arroganza, di sopraffazione. Quando a manietta dagli un paese a che la terra amara c'è l'udicitta che mai sarei tornata da quella parte, che anch'io a mezza preta non sarei restata, soffrenuto tutte le pene, tutte quelle che m'è patuta, soffrenuto tutte le pene, tutte quelle che m'è patuta. La mafia siamo noi, e il nostro modo sbagliato di comportarci. Forse un mondo onesto non esisterà mai, ma chi ci impedisce di sognare? Forse, se ognuno di noi prova a cambiare, forse ce la faremo. Senza più denaro per cattare la luna, senza più la voce per poter parlare, solo costi in mano per faticare, soffrenuto tutte le pene, tutte quelle che m'ha patuta, soffrenuto tutte le pene, tutte quelle che m'ha patuta. Vada in te piazza de sta città, e che la voce mia non pute parlare, pure penuta m'avea pigliata, peggio delle bestie m'avea trattata, soffrenuto tutte le sogne, tutte che la gamma sognate, soffrenuto.